Allora, signori, malaria del giorno, perché dopo un grande risultato a casa nostra c'è la malaria. C'è la malaria perché c'è Monaco. Madò, qualifica a Monaco. Casa tua! Se solo fossi ricco sarebbe pure la mia. Ma besta! Senti un po', se con la lingua fai avanti e dietro sulla linea della cappella, secondo me mi piace pure, dai. Dai! Ok, siamo morti. O questo è quello che penserebbero le persone sconfitte. Ma non del Real Marza. Versa. Gira a destra se sei omofobo. Non è propriamente una curva quella. Guardarti mi aiuta a mantenere la calma. Te se ama. Ma di che cazzo stiamo parlando? Ottimo, hai registrato il nuovo miglior tempo della gara. Ah, me lo leva Alexander Albon. Vabbè, lo uccido. Alexa! Fai una cosa, dai. Batti questo, dai. Ciao Nina, Alexa. Dai. Il mostro. Ma neanche uno ti faccio, ma neanche uno ti faccio. Stai parlando con il re Monegasca, da Real Marza, nato e cresciuto nelle strade di Monaco. Il problema, ragazzi, che 27 giri, cioè, sono un enfisema. Oh, ragazzi, Verstappen, ti sta avvicinando. Guarda se, porco Dio, non lo devo uccidere vicino al muro adesso, eh. Siamo neanche a metà gara. La concentrazione è alta, non dobbiamo vacillare. Le ruote iniziano a soffrire, la stabilità viene a mancare e serve più concentrazione da parte del pilota, che deve ricordarsi che questa gara vale tutto. Avvicinando alla finestra del pit stop, monteremo gomme dure. Il distacco dal tuo compagno dietro di... Purtroppo c'è stato un bug. No, ragazzi! Oddio, non ho fatto perfetto. Box now, box, 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 box. È tosta, eh? È tosta, ragazzi, è tosta, è tosta. È come la minchia mia. Nessun problema alle gomme da riportare. Concentrati sulla gara. No, ragazzi. Cioè, mi stai a dire che Ricciardo muore stanotte. Quando ci avete tempo ditemelo che ve lo insegno, eh. Eccoli, eccoli. Quant'è da Verstappen? Passa anche Ricciardo. Buono, 5 secondi da Verstappen. Però c'ha le medie. Avrà più ritmo, sicuramente. Allora, il fatto che ci abbia davanti Ricciardo è buonissimo, perché non è facile fare il sorpasso qua. Andiamo, Corino! Andiamo! Ma vogliamo parlare del fatto che Verstappen mi si sta facendo in culo? E questo potrebbe essere un problema. È vero che ad Abu Dhabi volevi minare nel paddock Latifi dopo l'incidente che è costato il mondiale a Lewis? Ovviamente non potevo menargli. L'avrei fatto volentieri, ma non potevo. Per la cronaca, abbiamo rischiato di morire, non so se... Signori, ancora una volta... Colino il grosso, a casa tua, a casa tua, glielo fa. Tu dirai non hai ancora finito, ma io non ho paura, perché io con tranquillità ti ho fatto 27 giri, perché io mi sono infilato dove la gente
non ha mai avuto il coraggio di fare. Ultime curve, qui proprio dove Leclerc si era distrutto in qualifica. C'è da dire che tu assomigli un po' a Seedorf, tranne per i capelli, il resto è uguale. Ma qui, dove Leclerc ha avuto modo quest'anno di esultare, a casa tua! A casa tua, Charles! A casa tua! Colino! Che cazzo di giornata vincente per Colino! Devasta Monaco, la distrugge, li piscia addosso! Ni, vai al simulatore, ma quanto farmi? No! C'è carenza di 100 tiri? La prossima cosa che devo tirare è la capatosa, po' di schietto, uscè! Ed eccoci, di nuovo qua in Canada, sul meraviglioso circuito Gilles Villeneuve. Ah, full wet! Beh, dai, ci sta, ragazzi, che può andare male, dai! Tira dritto se ti piace il ciolone. Però qua il problema è rimanere dritto. Ti dico, poteva andare peggio, Poteva andare peggio. Poteva nevicare. Davanti ci abbiamo ovviamente solo la Red Bull. Peccato per Sergio Perez, che tanto domani deve morire. Allora, ci abbiamo il motore un poco, diciamo, speciale. Quindi, diciamo, non mi aspetto di riuscire a tenere Max Verstappen. Però possiamo rompergli il cazzo. Devi utilizzare il sorpasso più spesso. Bro, devi aspettare. Gli rimango dietro perché c'ho il DRS sul dritto, poi. E lo prendo alla staccata del muro dei campioni. O quantomeno mi difendo da Sergio Perez. E mi sa che a prenderlo lo prendiamo col cazzo. Marzo, hai visto che Eminem droppa quest'estate? Marza in Marza One, Marza Gianco estremista, Marza Perez bombardato. Madonna! Minchia, volano! "40 mesi di noi, Francesco, sei la mia vita." Mettilo sotto pressione. C'ha il DRS, che cosa devo mettere sotto pressione? Tua madre posso mettere sotto pressione. Vabbè, Verstappen è uno sport a parte. Però, loro due li posso prendere, secondo me. Oh! Mo dobbiamo andare. È il diretto Mercedes che parla. Se ti schianti a Perez, viene un coccolone. Ma pensa quanto sarebbe più bello essere tu. La motivazione per cui la Madonna è troia. Sì, ma ragazzi, ho capito, porco Dio! Ma c'ho il fiorino metano, c'ho! Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme dure. Madonna, godo. È morte, cioè non c'è niente da fare. Non uso neanche l'ERS, tanto non... C'ha due zone di RS adesso. Ho perso una posizione, siamo sotto di una. Posso provare? No, neanche, non vale manco la pena. Mi sto dietro e mi attacco e basta. Siete pronti a vedere come si entra in un box di Formula 1? Ma ve lo faccio vedere. Sono pochi quelli al mondo che lo riescono a fare. Perfetto. Che cazzo? Oh ragazzi, ma mi sa che mi ci sto avvicinando, Forse davvero più ritmo con le bianche. Ok, la pista di fronte a noi è libera. Sfruttiamo l'occasione e facciamo in modo che il prossimo giro sia veloce. Bro, nel senso, fino a mo' che cazzo ho fatto? Cos'è successo? Dimmi se stai bene. Non ne abbiamo più! Finisce qui il sogno canadese. C'è veramente poco da dire, ragazzi. Sta piangendo pure il Tucumano Pereira. Ok, io vorrei rendere conto che quando abbiamo fatto le impostazioni,
della carriera. Noi abbiamo detto in Formula 1 bandiere gialle, bandiere rosse ne escono a morire, ma su questo gioco ne escono poche. Quindi mettiamo aumentate tutte e due. Non è ancora uscita mai né una safety car né una bandiera rossa, mai. Secondo posto, di più non si poteva fare, devo dire che non è andata manco male. Posso dire, secondo posto è ok, tanto siamo, cioè, fino a che rimani dietro solo a Verstappen, voglio dire, è come se vinci.